Con il presidente della commissione Grandi Infrastrutture del Comune di Pescara parliamo di questa commissione oggi con il presidente D'Alfonso qui a Palazzo di Città per parlare dei lavori che inizieranno a breve per quanto riguarda il taglio della diga foranea, i lavori che riguardano il piano regolatore portuale, Gaspari. Sì, certamente oggi è un'occasione particolare, speciale per noi, per il Comune, per questa commissione che affronterà direttamente con le parole del Presidente, quali sono i tempi, i finanziamenti e le opere che verranno realizzati man mano dentro al porto di Pescara per risolvere l'annosa questione dell'interramento, e vedremo di approfondire anche come si svolgeranno i lavori nei tempi e quali saranno, se ci saranno ancora, modifiche al piano regolatore portuale. Lavori comunque importanti che si attendevano da anni al porto di Pescara. Certamente sì, io questo devo dire che questa amministrazione regionale ci ha coinvolti e ci ha spinto a prendere delle decisioni, anche sollecitando un po', come si dice, le problematiche relative alla burocrazia. Lo abbiamo fatto noi, l'ha fatta l'amministrazione, finalmente si riesce ad entrare in acqua, in porto, e vediamo se riusciamo a breve tempo a risolvere. Sono previsti 9 mesi, intanto per prima questa prima fase io credo che ci saranno dall'inizio buone prospettive.